Esther. Aldo. Proprio te cercavo. Senti, dobbiamo parlare, Esther. Ma di che cosa? Io non ce la faccio più, Esther. Io da quando mai lasciato non... Oddio. Senti, ne possiamo parlare in un altro momento? Che fai, sali e scendi? Il Natale senza di te, tutte quelle sere da solo, io... Amore. So, però ne parliamo dopo. Tu non ti puoi immaginare quanto ti ho pensato. Lo so. So, lo so che mi hai pensato, però ne parliamo... Ho rovinato tutto io, però adesso sono qui pronto a inginocchiarmi per te. Aldo, ma che sei impazzito? Perdonami, Esther. No, vieni un attimo, scusa. Scusate. Non so che dirvi. Io ho avuto la comunicazione che sareste stati in tre. Sì, lei ha ragione, ma il nostro collega sta per arrivare. Sono sicura che è questione di minuti. Magari nel frattempo potremo iniziare il tirocinio almeno. No, mi dispiace. Finché non ci siete tutti e tre, non posso far niente. Fate così, o vi sedete qui da qualche parte o aspettate di lei l'accettazione, va bene? Giuro che quando arrivo lo strozzo. Non ha ancora cominciato e già si fa riconoscere. Daniele, ma questa è l'ora di arrivare. Perché stavate aspettando me? E chi se no? Senza di te non possiamo cominciare. Andiamo. È questo che roba? No. È il mio camice. Ho sbagliato il lavaggio. Ma è rosa. Ma è rosa, è lilla. Guarda che bella luce che mi dona al volto. No? Ma lì c'è un medico. Salve dottore, sono Guidi, il nuovo specializzando. Scusate, non ho tempo adesso, eh. Ne troveremo un altro, dai. Ah, vedi lì. Ma no, quello è Malosti. Dicono che sei una berba. Ma va. Questo mi sembra a posto, andiamo. Dottor Malosti, buongiorno. Salve, sono Daniele Guidi, il nuovo specializzando. Loro sono i miei due colleghi, Maggi e Di Rollo. Buongiorno. E da dove sbuca questo camice? Dalla mia lavatrice. Bello, no? Spiritoso un ragazzo, Comunque noi oggi iniziamo il tirocinio, per cui se... Cos'è, di fargli fare un bel giro, eh? Tranquilli, Non è sempre così. Sa anche essere spietato a volte. Andiamo. Hai fatto vedere la situazione, cos'è lì? Certo, dottor Malosti. Degenza in attesa? Anche. Bravissimo. Se fossi per me potresti anche andare a casa, ma visto che vi deve insegnare qualcosa, vi insegnerò. E voilà! E che cosa ci dovremmo fare in questa stanza? Farmi dimenticare la vostra esistenza. Le dotazioni, possiamo esaminarle? Complimenti, signorina, prevedo un futuro roseo per lei, lo sa? Noi speravamo di imparare qualcosa dal vivo. Cos'è lei? Sono tutti i tuoi, illuminali. Prego, entrate. Prego, prego. Bene, questo è il cuore dell'ospedale, il deposito. Prima di cominciare però vorrei elencarvi alcune regole base. Regola numero 1. Gli specializzandi alle prime armi sono l'ultima ruota del carro, ok? Quindi evitate di prendere iniziative con i pazienti perché tanto le diagnosi le fanno i superiori. Poi limitatevi ad ascoltare. Se poi volete studiare un caso va benissimo, ma fatelo esclusivamente fuori dall'orario di lavoro. Cosa più importante di tutte però, non cercate di impressionare il dottor Malosti. Per nessuna ragione. Perché tanto non funzionerebbe, ve lo assicuro io, ok? Guarda, questo è interessante. Un caso di aneurisma popliteo sopragenicolare sinistro. Sintomi? Forte dolore al piede e assenza di polso tibiale. Intervento? Interposizione di protesi endovascolare popliteo, ovviamente. Daniele, per favore! Basta! Dici a me? Ma noi stiamo ripassando. Che io sto ripassando? Una rullata di Stuart Copeland. Il grandissimo. Lo sai chi è, vero? Daniele, sì che lo so, era uno dei Police. Questa è una scoperta continua. Non hai pensato di far incontrare i nostri gameti? Ma mi sono stufato di stare qua dentro. Mo chiamo la dottoressa Gandini. Ma chi è, quella del corso? E come fai a avere il suo numero? Vabbè, vado a cercarla. Attento a Malosti. Ho un baffo a me, Malosti. Dottoressa Gandini, ci scusi, ma siamo stati avvisati ora. Va bene, le presentazioni a dopo. Adesso sistematevi intorno al tavolo operatorio che iniziamo subito. Allora, siamo di fronte a una frattura scomposta di tibia e perone. In questo caso di frattura non basta una semplice ingessatura.
ma dobbiamo procedere con la... Procederemo con l'inserimento di due placche di metallo che agevoleranno il riconsolidamento dei frammenti ossei. Giusto, dottoressa Gandini? Sì, sì, giusto. Allora procediamo. Bisturi. Questa placca, vedete? Verrà inserita nella gamba per sistemare i frammenti. E con queste viti l'assicureremo alla tibia. Tutto chiaro? Scusate. Valerio, scusa, mi puoi sostituire un attimo? Certo, vai pure. Bene, adesso procederemo ad inserire la placca. Tutto bene?